Sono Odone Stefano, titolare e amministratore unico di Odone Angelo SRL con sede a Vercelli in strada Trino 103. La nostra azienda ormai opera nel settore lapideo da 3 generazioni. Devo dire grazie al nostro nonno che è riuscito a rilevare dai tempi della guerra una piccola aziendina e da lì è nato tutto. Siamo nati a Vercelli, nella città di Vercelli, e da poco a poco c'è stato un processo che è andato progressivamente aumentando grazie al papà e grazie anche a me fondamentalmente, perché lo stiamo portando avanti. Prossimamente ci saranno in ingresso le nuove generazioni e questo ci consente sempre di avere più voglia di continuare a lavorare e di continuare a investire. Come si potrà notare, ormai è un'azienda che è cresciuta molto tecnologicamente. Credo che la tecnologia sia alla base dei nostri lavori, perché questo ci consente di andare a spaziare un po' in tutti i campi e la necessità soprattutto di avere macchinari quali Breton a controllo numerico, Combicat, eccetera, ci dà garanzie verso il cliente finale. Indubbiamente, se non hai i macchinari, al giorno d'oggi diventa problematico lavorare, anche se ritengo che comunque una componente umana sia fondamentale. Con Breton è nato in un periodo, durante il periodo di Verona Fiere, alla Marmomac. Ho avuto la possibilità di conoscere il direttore vendite, che è Miesotto. Con Moreno è nato un ottimo rapporto e da una macchina che dovevamo comprare, perché l'idea era di prendere il semplice CN260, ne abbiamo comprate due addirittura, abbiamo comprato anche la Shane 1000. E da lì è nata questa bella sinergia, perché fondamentalmente Breton ci ha sempre dato un'assistenza e una garanzia per tutte le situazioni. E a questo punto perché tradire? Mai tradire. Se uno si trova bene in casa propria, allora abbiamo implementato. È arrivata la prima Combicat e adesso ultimamente è arrivata la seconda Combicat. Speriamo di continuare, devo dire che ci troviamo realmente bene, perché conosciamo Breton e sappiamo qual è benissimo la sua realtà. Con l'ingresso di forze giovani l'azienda ha un progetto di espansione. Noi in questo momento siamo molto concentrati nel settore nautico. Quindi il nostro grosso fatturato è dedicato alla nautica, in particolare all'arredo navale, quindi yacht di lusso. Però nasce un problema, che concentrarsi troppo su un mono cliente non va bene. Quindi l'azienda adesso sta già cercando di diversificare, ha una struttura che, grazie anche coi macchinari Breton, gli consente di crescere, e siamo alla ricerca di lavori particolari, tipo di ville, soprattutto nei paesi, negli Emirati, eccetera. Stiamo cercando dei progettisti un po' di grido per poterci anche affermare in questo campo che fondamentalmente ci compete, perché l'attrezzatura Breton ci dà delle garanzie per lavorare, e quindi abbiamo bisogno anche di fare questo passo ulteriore verso case e lusso soprattutto. Riteniamo che la parte lusso per un'azienda di marmo in questo momento sia la sopravvivenza. Vi devo dire che la scelta di Breton è legata a determinate situazioni. Io sono venuto personalmente con i miei collaboratori da voi in azienda e abbiamo visto una realtà molto importante. Soprattutto Breton si dedica molto anche alla meccanica, quindi vuol dire anche una precisione completamente diversa rispetto alle nostre, e questo è un vantaggio per noi, avere un'azienda che, lavorando sulla meccanica, il prodotto che ci dà finale sul marmo è completamente positivo e diverso. Poi secondo me conta molto l'azienda, la tecnologia che aveva, ma anche il fattore umano, perché io ho avuto modo e il piacere di conoscere determinate persone all'interno di Breton che si sono dedicate completamente alla nostra causa e ci hanno supportato in ogni modo e per qualsiasi situazione che si è venuta a creare.